Djokovic oggi un mito, amici. Sono qua intanto in Piazza Grande, guardate che bella. Questa è la nostra piazza di Modena. Pugliamo lo schermo, eccoci qua. La nostra piazza di Modena, guardate, Piazza Grande, caffè concerto, Piazza Grande. Djokovic un mito, perché si è presentato oggi dopo la borracciata di ieri, che gli è arrivata questa borraccia in testa, tutto casuale. Qua non dico ogni dubbio lecito, perché in verità è stato un fans che voleva allungarsi per l'autografo, avevano lo zainetto la borraccia è caduta dallo zainetto ed è arrivata in testa al grande tennista. Tra parentesi, tennista che nonostante le borracciate, nonostante l'età, perché vorrei ricordarlo che non è un ragazzino, cioè è verso i 40 anni, e nonostante tutto è uno dei pochi che resiste, non ci molla fisicamente come gli altri giocatori. Vorrei ricordare che da Sinner, Alcaraz e tanti altri giocatori, Berrettini e via dicendo, sono tutti, come si dice da noi, fiaccati, hanno qualche problemuccio fisico, purtroppo. Lo dico purtroppo perché sono ragazzi che meriterebbero di giocare, tutti grandi campioni, Sinner compreso, però sono tutti mezzi spezzati e non riescono a partecipare al torneo di Roma. Ieri, come avete visto tutti, avrete visto tutti la borraccia in testa a Djokovic, che gli ha procurato anche uno squarcio in testa, quindi dei punti. Oggi si è presentato con il casco in testa da ciclista, dicendo: mo vi frego tutti, mo alla faccia vostra delle borracce, non mi beccate più con la borraccia. Quindi è veramente un grande. Questa è bella la nostra Modena, dice Daniele Brini, guardate che bella, guardate che piazza che abbiamo a Modena, stupenda. Piazza bellissima, quest'ora è stupenda, di sera diventa un pochino più brutta perché dopo le 9-10 di sera purtroppo inizia a essere problematico girare per la città di Modena. Intanto stavo guardando lì e vedevo delle bandiere girare, mi sono accorto che sono le bandiere di Democrazia Sovrana e Popolare, cioè Rizzo, i ragazzi di Rizzo in giro per Modena, li stavo guardando prima e sono là che stanno manifestando e girando per la città. Questa comunque è la nostra Modena, Piazza Grande, guardatela. Guardate che piazza, amici. Piazza Grande di Modena, per chi non la conoscesse, amici. Ciao Rocco, ciao Gerardo, ciao grande. Questa è la nostra piazza favolosa. Da Modena. Qua c'è un fa finta di essere modenese, in verità è un siciliano. Siciliano torinese. Stavo raccontando di Djokovic che dopo la borraccia che gli è arrivata in testa ieri, oggi si è presentato con il casco in testa da ciclista, dicendo: non mi fregate, vabbè, guardate che piazza, amici, stupenda. E quindi giusto, grazie, stupenda Daniele Brini, assolutamente sì, veramente stupenda. E Djokovic è fortissimo, ieri ho fatto un video dove ho sollevato volontariamente un po' di polemica giocando, perché mi diverto dicendo: ma come mai tutti questi giovani tennisti che fanno troppe partite, che non riescono più a giocare senza infortunarsi, senza avere dei problemi fisici, fanno troppe partite, troppi tornei. E la gente dice: sì, è per quello, non c'entra nulla il vaccino, Robby, non ipotizzarlo neanche, ogni dubbio è lecito, dico, anche perché anche Djokovic fa tanti tornei, eppure è sempre lì che vince, sempre in forma, i suoi punti crescono, è quasi a 10.000 punti, sta distaccando tutti, quindi a raggiungerlo sarà molto difficile, nonostante sia il più vecchietto di tutti, perché vorrei ricordarlo che ha dei 10-15 anni in più rispetto agli altri, quindi è tra virgolette lo zio, il nonno o il papà degli altri giocatori come età. Quindi attenzione, qualche dubbio è più che lecito. Poi so che c'è chi si arrabbia, chi dice: è un vecchietto ma è ancora un gran campione, giusto Daniele? Assolutamente. C'è chi dice ovviamente: Robby, non puoi dire così, perché qua, perché là, perché gente che ha timore, gente che sa la verità dentro di sé, sa la verità. Ogni dubbio è lecito, sa che ogni dubbio è più che lecito, quindi sicuramente fanno tanti tornei, sicuramente fanno tanta fatica, però mi sembrano un po' fragilini questi giovani, amici, mi sembrano un po' fragilini. Peppe dice: campagna elettorale? No, io non faccio nessuna campagna elettorale, amici, io sono solo amico degli agricoltori italiani e assolutamente se devo sostenere qualcuno sostengo la nostra agricoltura, i nostri agricoltori, perché meritano di essere aiutati. E tra parentesi, ho fatto un evento adesso qua in questo Deor che è appena finito, della Croce Blu di Modena, mi è fatto piacere vedere tanta gente della Croce Blu, quindi infermieri, cioè le assistenti, gente che va, degli OSS che vanno in giro ad aiutare persone, che mi hanno detto: Robby, grazie per tutto quello che hai fatto in questi anni, perché hai tenuto le menti accese. Attenzione, gente della Croce Blu, quindi sono onorato di questo complimento da parte dei ragazzi e delle ragazze della Croce Blu.
Esatto, viva gli agricoltori, intanto mi scrivete assolutamente esatto, viva gli agricoltori, concordo con voi. Io comunque sono qua in Piazza Grande, fra un po' inizieremo un aperitivo live, inizierà ad arrivare tanta gente qua al caffè concerto, ve lo faccio rivedere la piazza, questo è il locale, quindi se qualcuno volesse venirmi a trovare di Modena a berci un bello spritz, un bel prosecchino italiano, un bel anche un analcolico, cioè di tutto, farsi un bel tagliere con i prodotti nostri tradizionali, quindi affettati, gnocco, fritto e via dicendo, siamo qui al caffè concerto in Piazza Grande di Modena. Io vi aspetto, mi farebbe piacere. Sei semplicemente un grande Robby, il re della verità. Ti ringrazio, Fabio, chi è che lo dice? E sono onorato di quello che mi hai scritto, veramente onorato. Non sono il re di nessuno, però sono una persona che si dà da fare. Il re della verità, dice Fabio Tarricone. Ti voglio bene, Fabio, ti ringrazio per questo grandissimo complimento. E hai salvato tante vite, Antonio. Antonio, guarda, mi fai piangere, non fatemi commuovere. Comunque, questa è Piazza Grande, con la nostra ghirlandina. Io mi chiedo, non riusciamo a costruire un cavolo di... A giorno d'oggi, con le tecnologie che abbiamo, non riusciamo a costruire un palazzo che crollano, crollano i ponti, crolla tutto, e i nostri bisnonni, i nostri trisauri, no? Costruivano delle cose così che sono ancora in piedi. Non ve lo siete mai chiesto? Senza mezzi, senza tecnologia, costruivano delle cose così, mentre al giorno d'oggi tutti chaccaron, come diciamo a Modena, tutti dei gran chaccaron, non riescono a fare un ponte che crolla. Hanno fatto un sottopassaggio a Modena, 7 milioni di euro di spesa, per un sottopassaggio dove hanno chiuso la città 2 anni. Se vi facessi vedere i video del sottopassaggio che hanno fatto, uno dice 2 anni per fare quella cagata lì, una cosa assurda, quindi per farvi capire come siamo messi. Poi scopro che l'hanno fatto per un treno che si chiama Gigetto, che quando vedi il treno che fa Modena-Sassuolo, un treno che fa incredibilmente, boh, forse 7-10 persone ogni viaggio, quindi hanno fatto per un trenino che fa 10 persone ogni viaggio, chiuso una città 2 anni e soprattutto chiuso i conti correnti e che servono per aiutare la gente che non arriva a fine mese, perché 7 milioni di euro per un sottopassaggio. Questa, amici, è la nostra terra, purtroppo. La nostra ghirlandina è sempre stupenda, assolutamente sì. Sì, me lo sono chiesto, Laura Lunardini. Vabbè, amici, detto questo, vi voglio bene, vi auguro una buona giornata. Lo ripeto, chi fosse a Modena oggi pomeriggio, noi siamo qua per fare questo aperitivo fino alle 7:30, 8 di sera, qui al caffè concerto di Modena, sotto la ghirlandaina. Ciao a tutti, vi voglio bene. Ciao.